Buonasera a tutti voi gentili amici di Telepace, un saluto anche a quanti ci ascoltano tramite le frequenze di Radio Pace. Bentrovati a questo nostro appuntamento settimanale con Lombardia Live, dove apriremo una finestra su vari argomenti e attività che hanno riguardato la nostra regione nel corso delle giornate appena trascorse. Passiamo adesso al prossimo argomento, un altro tema, con Gianni Pampurini, che è presidente dell'Osservatorio Lambro Lucente. Eccolo che lo vedo in collegamento. Buonasera e bentrovato. Buonasera a lei e a chi ci segue. Allora, con Gianni Pampurini vogliamo parlare di questo Osservatorio Lambro Lucente e cominciamo con lo spiegare ai nostri telespettatori intanto quando si è costituito e quali sono le sue finalità. L'osservatorio si è costituito abbastanza in anni abbastanza recenti, ufficialmente nel 2019, ma si avvale di una esperienza precedente di un'altra associazione che ha 30 anni e rotti di vita, la quale nel 2015 ha deciso di fare un'esperienza condivisa con molti altri e attraverso tutta una serie di azioni si proponeva di essenzialmente di unire tutti i parchi di Milano della zona est attraverso un filo conduttore che era proprio legato al discorso dell'Ambro. Ci E chi siamo ne fa allora, parte? questo è un progetto che noi abbiamo portato avanti e che abbiamo, diciamo, poi ampliato con la conoscenza di molti altri gruppi che operavano lungo l'Ambro a Milano e dopo circa 2 o 3 anni di confronti continui, siamo riusciti a coagulare, diciamo, l'idea di fare un qualcosa di più grosso, qualche cosa di più grosso, di più importante, che vedesse la partecipazione non solo di persone fisiche, seppur altamente qualificate, ma vedesse anche la partecipazione di enti, di aziende, di associazioni. Questo proprio per condividere, per avere un progetto condiviso, perché da parte nostra abbiamo sempre lavorato in maniera il più estesa possibile e anche per poter fare in modo che poi i risultati fossero migliori, insomma, perché la condivisione e il lavoro insieme è quello che poi porta tanto a risparmiare energia, a risparmiare tempo, a risparmiare fatiche e poi a metterle a segno, metterle a frutto in una maniera migliore, insomma. Quindi è Senz'altro. nato questo osservatorio che si pone tutta una serie, sostanzialmente la salvaguardia dell'Ambro e in particolare della parte, diciamo qui, legata a Milano, per la quale abbiamo fatto anche un patto di collaborazione, abbiamo sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune proprio per la salvaguardia dell'Ambro a Milano, la parte che attraversa Milano e della Roggia Vettabbia. Ecco, E voi avete comunque portato avanti diversi progetti diversi perché progetti, vi perché state proprio predisponendo e state portando avanti diverse iniziative. Il patto di collaborazione con il Comune di Milano, a cui ha fatto appena riferimento lei, mi viene in mente il Lambro archeologico, il percorso Lambro Lucente. Ecco, ci dica un po' quello quali sono le caratteristiche, per esempio, dei tre progetti che ho appena citato? Quali sono le loro peculiarità? certo, allora il Lambro Lucente, il percorso Lambro Lucente è l'idea di percorrere tutto il Lambro, diciamo tutta la valle dell'Ambro in bicicletta o a piedi, passando vicino, il più possibile vicino alle sponde. Abbiamo suddiviso questo progetto perché abbiamo avviato, diciamo, il progetto a Milano e per la parte di Milano abbiamo individuato un percorso che va da Piazza Adriano Olivetti fino a Cascina Gobba e che corre il più possibile vicino all'Ambro. Questo percorso, diciamo, è la parte comune con il percorso che si chiama Abbracciami, Abbracciami, Abbraccia Milano sarebbe, e che è praticamente una circle line della città. Dopo abbiamo esteso questo percorso fino a Monza e stiamo facendo, anzi, abbiamo fatto una terza parte di percorso che va da Ponte Lambro fino a Viboldone, fino all'abbazia di Viboldone, passando attraverso il più possibile attraverso i campi. È chiaro che l'idea è quella di arrivare a Pusiano e arrivare poi a Oriolitta, no? Perché questa qui è tutta la parte che già in parte è tracciata,
che però dobbiamo ancora andare, diciamo, a indagare meglio. Quello che abbiamo, diciamo, i sopralluoghi che abbiamo fatto ci hanno portato a quello e porteranno anche a fare tutta una serie di valutazioni su quelle che sono le infrastrutture presenti lungo il Lambro. Insomma, il Lambro ha anche una grossa valenza di tipo turistico, se vogliamo, perché adesso è da dire che il Lambro rispetto a quello che era il Lambro 30 anni fa, pur non essendo perfetto, ma è nettamente migliorato dal punto di vista Certo. proprio ambientale. Certo. Mentre E il un'altra progetto curiosità, ecco, il progetto sul Lambro archeologico, che è quello che un è po' mi ha Lambro archeologico. incuriosito nella mia ricerca online e mi ha fatto arrivare al vostro osservatorio. Lambro archeologico parte da una nostra socia che è appunto archeologa e che parte dai ritrovamenti che sono stati fatti lungo il Lambro, che anche di epoca romana, lungo tutto il corso del Lambro. Allora ci si è detti perché non ripercorrere attraverso la storia, la conoscenza del territorio, no? E poi divulgarlo poi alle scuole. Quindi l'idea è quella di fare un lavoro di studio, ma di documentazione, e poi dopo di passarlo, di rivolgersi alle scuole. Infatti abbiamo già compilato un paio di quaderni che sono proprio per le scuole, più adatti alle scuole medie, proprio per poter portare alla conoscenza di tutti questi argomenti. E questi ritrovamenti adesso abbiamo incominciato a lavorare sulla parte sud, perché la parte nord del Lambro è quella già più indagata, mentre la parte sud ci sembrava un pochino più meno presente, insomma, per cui abbiamo cominciato da lì, però l'idea è partire da questa zona e poi pian piano risalire, passando per Milano e andando per la parte nord. Insomma. Ecco, quali Questo è sono un dal po'. punto di vista proprio pratico le difficoltà principali di poter concretizzare e realizzare questo tipo di progetti? Soprattutto è la divulgazione, perché noi possiamo fare anche delle cose, noi avrete visto che abbiamo un sito dove pubblichiamo tutte queste cose, però la difficoltà è quella di raggiungere le scuole, per esempio, perché molte scuole, sì, se troviamo degli insegnanti particolarmente motivati, si riesce a lavorare con loro, ma la difficoltà è proprio quella. Difatti i progetti che siamo riusciti a portare avanti con le scuole, anche quello che vedremo dopo, solo perché tutto sommato abbiamo trovato degli insegnanti che si sono un po' presi carico della cosa. In caso contrario è piuttosto difficile, è sempre molto difficile muoversi. A proposito di questo altro progetto, e a questo proposito chiedo alla regia anche di cominciare a proporre le immagini relative adesso, parliamo del monitoraggio civico. Cosa si intende con questa definizione e che cosa state facendo? Monitoraggio civico è quella parte di quella chiamata citizen science, scienza dei cittadini, dove i cittadini con le loro piccole o grandi potenzialità si mettono al servizio della città. Noi, da questo punto di vista, proprio operando sul Lambro, abbiamo sviluppato questo monitoraggio su tre direzioni diverse. Uno sulla realizzazione di strumenti autocostruiti, che già vedete nel filmato. Questo qui è uno strumentino che è stato fatto per la misura della temperatura, della pH e della conducibilità nell'acqua del Lambro. Ne abbiamo fatti due esemplari. Il costo è relativamente modesto ed è anche abbastanza facile da costruire. Quindi uno può anche improvvisarsi misuratore dell'acqua, diciamo, se con poche risorse riesce a fare questi strumenti. La seconda parte che abbiamo sviluppato è stata quella di creare una scheda semplificata per andare a fare dei sopralluoghi lungo il fiume, che nella città di Milano è stato diviso in 11 tratti, e tratto per tratto abbiamo incominciato a indagarlo noi, vedendo la situazione delle sponde, facendo fotografie, georeferenziandole, creando tutte queste schede che poi un domani potrebbero confluire in un database e diventare anche uno strumento di lavoro per tutti. Terza parte, abbiamo utilizzato, vedete qui, gli studenti dell'Istituto Molinari, che è un istituto per chimici, con cui abbiamo fatto questi campionamenti di acqua, e li abbiamo fatti, tra l'altro, li abbiamo fatti qui. Questo era un ponte di via Licata presso il Parco Lambro, ma li abbiamo fatti in altri 5, 4 punti oltre questo a Milano, proprio per vedere nei vari tratti,
che cosa, caratterizzarlo in qualche maniera, no? Caratterizzare il fiume attraverso qualche analisi che sono state fatte in parte dagli ragazzi del Molinari e in parte dai laboratori della DMM, che è un nostro socio. Devo dire che purtroppo il Covid ci ha pesantemente penalizzato, per cui è uscito quello che è uscito, però diciamo che l'esperienza è stata interessantissima, soprattutto per il coinvolgimento di questi ragazzi che hanno mostrato entusiasmo, hanno mostrato voglia di fare e speriamo che se ne aggiungano altri. Adesso con la scuola ne stiamo attivando dei rapporti piuttosto più regolari, più diciamo istituzionalizzati. Certo, e beh, a riporto di quello che diceva, i tanti progetti che state portando avanti, il fatto di monitorare comunque un percorso particolarmente lungo di tratto di fiume, di sponde di questo corso d'acqua, immagino che più gente si sensibilizza al vostro percorso, alla vostra proposta e vuole partecipare, aderire a questa vostra iniziativa e sarà benvenuta, immagino. Ma difatti l'idea è proprio quella di fare una sperimentazione su Milano che stiamo facendo. Questa sperimentazione su Milano è esportarla poi nei comuni dove ci sono persone che possono, vogliono, diciamo, dedicarsi a questo. Ma nella Milano stessa noi stiamo cercando molti volontari, perché noi poi alla fine non possiamo fare più di tanto. Quindi l'idea della scienza dei cittadini è proprio l'idea di una scienza diffusa e quindi se ci sono dei vari gruppi che si interessano possono addirittura legarsi e questo monitoraggio potrebbe diventare sempre più frequente e fornire sempre maggiori dati che permettono anche una conoscenza maggiore della situazione del fiume, insomma. Questo. Però il Sì. valore è proprio quello della scienza diffusa, ecco, scienza diffusa tra la gente, insomma. Quindi Ecco, qui ritorniamo in parte a un auspichiamo che ci concetto sia. che è stato espresso anche nel precedente collegamento, quello di una iniziativa che partendo dalla sensibilità comune di varie persone riesca a portare avanti dei progetti che hanno un valore importante proprio per l'ambiente, per il territorio nel quale si vive. Io prego la regia intanto di passare l'indirizzo internet del vostro osservatorio Lambrolucente, eccolo qui, così anche voi gentili amici potete prenderne nota anche per approfondire ulteriormente i temi che sono stati trattati nella nostra conversazione con il presidente Gianni Pampurini e quindi avere anche possibilità di visionare come contattare questo osservatorio per poi eventualmente anche mettersi a disposizione per un servizio e un'attività di supporto a tutta questa serie di progetti che sono davvero interessanti. Io ringrazio Gianni Pampurini per aver partecipato a questo nostro programma e averci presentato questa interessante dinamica iniziativa, questa associazione, questo osservatorio Lambrolucente. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buona serata.